Eccoci qui dunque ancora in diretta per questa edizione straordinaria. Pesantissime le richieste della Procura federale per il presidente Campitelli e per la Teramo Calcio. Per la società, retrocessione all'ultimo posto in classifica dell'ultimo campionato disputato, quindi retrocessione in Serie D, 20 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo torneo. Per il presidente Campitelli, 5 anni di inibizione più preclusione e 80.000 euro di multa. Per il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, 4 anni e 6 mesi di inibizione, preclusione e 60.000 euro di multa. Più pesanti di così non ci si poteva andare. Andrea Costantini in diretta da Roma, le reazioni del clan del Teramo quali sono state? Intanto buonasera ancora, vi ho riportato prima la frase del coordinatore generale Scacchioli, che dice viene voglia di non fare più calcio. Il vicepresidente Cimini è seduto stravaccato su una poltrona con uno sguardo ovviamente funereo. Tra i corridoi abbiamo beccato anche il presidente Luciano Campitelli, che è uscito un attimo dall'aula dibattimentale, non se l'è sentita di venire a parlare, e comprendiamo lo stato d'animo. Il suo commento scandaloso, questo è l'aggettivo utilizzato dal presidente del Teramo, che non si capacita di come dalla procura sia potuta arrivare una richiesta nei suoi confronti, oltre che poi della società, di tale entità. Peraltro, anche guardando all'interno del Teramo, il fatto stesso, e su questo ora si rifletteva anche con qualche collega giù nel bunker, il fatto stesso che siamo stati chiesti 5 anni al presidente del Teramo, che di fatto all'interno di quel voluminoso materiale intercettivo non risulta mai, se non in quella conversazione con Di Nicola quando Di Giuseppe gli passa il telefono, ma il nome di Campitelli non esce mai. 5 anni per Marcello Di Giuseppe, Ercole Di Nicola, che sono stati due dirigenti, uno del Teramo, uno dell'Aquila, che hanno avuto comunque hanno avuto assidue conversazioni telefoniche. 4 anni e 10 mesi per Di Nicola, 4 anni e 6 mesi per Di Giuseppe, lo stesso Delle Piane, che non entra per nulla nelle intercettazioni di Catanzaro, ma che viene tirato in ballo da solo corda, anche per lui 5 anni. Cioè, sono sembrate anche all'interno degli stessi protagonisti, sono sembrati chiaramente delle richieste assolutamente fuori luogo, per non parlare appunto di questa richiesta per il Teramo di una retrocessione all'ultimo posto. Quindi il prossimo campionato sarà la Serie D con 20 punti di penalizzazione, è quasi una sorta di condanna all'eccellenza con un anno di ritardo. Però sono le richieste della procura, è chiaro che hanno frastornato un po' tutti nel clan teramano, dai vertici a tutti quanti coloro che sono venuti qui, i vari dirigenti che hanno accompagnato quest'oggi il presidente Campitelli, il DS Di Giuseppe, nel corso di questo dibattimento. Ma sono appunto le richieste, ora parleranno gli avvocati, però se questo è un punto di partenza, davvero è una vetta molto alta da scalare. È chiaro, Andrea, che a questo punto, Andrea. Scusami Alfredo, è sì. Chiaro che a questo punto diventa fondamentale per l'avvocato Edoardo Chiacchio smontare la tesi della responsabilità diretta, perché addirittura andare in D con meno 20 sarebbe, o se non meno 20 comunque con una penalizzazione molto forte, sarebbe davvero troppo. Sarà fondamentale per Chiacchio cercare di smontare il teorema che vuole il coinvolgimento diretto del presidente Campitelli, e togliendo di mezzo la responsabilità diretta, a questo punto ci sentiamo di dire che il Teramo avrebbe una pesante penalizzazione, magari tale da perdere la Serie B, ma non tale da precludere il futuro a lunga gittata della Teramo Calcio, perché ci sarebbe una Lega Pro con una penalizzazione sì da affrontare, ma ci si potrebbe provare. Non solo, ma venendo meno la squalifica di Campitelli potrebbe in qualche modo pensare anche di dare continuità. Certo, non è facile, forse ora stiamo andando fin troppo oltre, però è chiaro che una condanna come questa manda nel baratro più assoluto la Teramo Calcio, e impedirà anche a Campitelli di fare calcio, perché ci hanno spiegato che il termine preclusione è una sorta di anticamera della radiazione. Quindi praticamente, oltre a questi 5 anni, poi ci sarà una sorta di proposta affinché Campitelli non possa più fare calcio. Quindi capite bene che se passasse in toto la linea della Procura federale,
per Campidelli sarebbe finita col mondo del calcio, e per la Teramo Calcio ci sarebbero ombre incredibilmente scure sul futuro. No, per il Teramo Calcio sarebbe la fine con questa sentenza, se la sentenza dovesse quantomeno confermare anche parte delle richieste dell'accusa. Non ci sarà futuro ovviamente con queste sentenze. Quello che non si riesce a capire adesso, al di là delle condanne per i presidenti, quello che non riusciamo a capire, Andrea, è il perché tanta disparità tra il Catania e il Teramo, con il Catania che ha combinato quello che ha combinato nel campionato di Serie B, gioca in un campionato inferiore, in una categoria inferiore, con soli 5 punti di penalizzazione. Il Teramo, che in questo momento sarebbe una squadra di B, giocherebbe praticamente in due campionati, due categorie inferiori, praticamente tre, perché è a un passo dall'eccellenza. Sì, ripeto, la differenza la fa la collaborazione che sarebbe stata data, anzi che è stata data da Pulvirenti e che non è stata data dalla Teramo Calcio, dal presidente Campidelli, che sono andati dritti su una linea. Io non ho commesso alcun illecito. La collaborazione è stata premiata e, come abbiamo fatto già notare, è stata premiata anche nel caso di Ninni Corda, che al contrario degli altri personaggi coinvolti ha avuto una richiesta molto più esigua di un anno. Ricordiamo che quando parliamo di Ninni Corda parliamo di una persona che anche a livello sportivo ha dei precedenti, come una condanna recente per illecito sportivo a 3 anni in primo grado. Poi, dopo l'audizione su Savona Teramo che ha avuto Corda nei primi giorni di luglio, in secondo grado la Corte d'Appello federale ha ridotto di 2 anni la squalifica, quindi scendendo a 1 anno. Però parliamo di una persona, di un allenatore che ha dei precedenti all'interno del mondo sportivo ed è stato giudicato recentemente. E questo personaggio è stato evidentemente chiave per la procura, e la procura, lo ha dichiarato il procuratore aggiunto Tornatore, ha tra virgolette premiato la volontà di collaborare da parte di Ninni Corda, e è stata chiesta per lui una inibizione molto molto più esigua rispetto agli altri personaggi. Quindi la differenza, tornando a bomba, tra Campidelli e Pulvirenti, tra la Teramo Calcio e il Catania, è sostanzialmente questa: c'è chi ha collaborato e chi non ha collaborato. Però è anche vero che il presidente Campidelli doveva difendersi dall'illecito di una sola partita, e nella quale lui stesso non finiva coinvolto direttamente nelle intercettazioni. Il caso di Pulvirenti è un caso dove ci sono almeno 5 illeciti di cui si è discusso, e il presidente Pulvirenti è stato più volte intercettato ed è finito, insomma, nel bailam di tutte le varie conversazioni telefoniche che sono state poi portate allo scoperto. Quindi è anche vero che le posizioni di partenza erano molto diverse, e Pulvirenti, per limitare i danni, ha collaborato. Ma in questo caso Campidelli cosa avrebbe dovuto dire? Campidelli ora non farà più calcio, come non avrebbe fatto calcio se avesse eventualmente ammesso un'eventuale responsabilità che lui ritiene di non avere. Senti, Andrea, per chiudere, poi tu hai avuto modo, noi abbiamo seguito gran parte della requisitoria del procuratore aggiunto. Hai avuto modo di notare se in tutta la sua ricostruzione ci siano state cose nuove rispetto a quello che si conosceva già? Ci sono nuovi elementi di accusa? Guarda, sostanzialmente no, forse qualcosina è stato aggiunto sicuramente dalla prima audizione di Corda, che dopotutto ha coinvolto tra gli altri anche Delle Piane. Però ricordiamo anche che in quell'audizione Corda non ha per nulla tirato in ballo il presidente Luciano Campidelli, lo aveva tenuto fuori dicendo: io non lo conosco e non ho avuto mai a che fare con lui. Invece ha tirato dentro Delle Piane, e Delle Piane anche lui questa sera ha ricevuto la richiesta di condanna a 5 anni, e è stata chiesta la retrocessione anche per il Savona. Quindi elementi nuovi, forse qualcosina, qualche dettaglio in più alla procura ha dato l'ultima audizione di Ninni Corda, quella del 30 luglio, ma come ha confermato lo stesso procuratore Tornatore,
il grosso del teorema accusatorio della procura si fonda sulle intercettazioni telefoniche che sono state appunto prodotte dalla squadra mobile di Catanzaro. È lì che si annida il fulcro del teorema accusatorio. Per il resto è una ricostruzione che, come ha detto lo stesso procuratore Tornatore, viene molto, molto improntata sulla logica, dove fatti concreti, e lo ha riconosciuto lui stesso, forse avete anche ascoltato determinati passaggi, la prova di un passaggio di denaro o la prova che quel giocatore piuttosto che quell'altro abbiano giocato a perdere, evidentemente non ce l'hanno. Sono andati con una ricostruzione dal loro modo di vedere le cose, cioè dal modo di vedere le cose della procura, una ricostruzione logica, e in base a questa loro logica quelle conversazioni telefoniche e quelle intercettazioni portavano organicamente a un profilo di illecito per questa partita. Poi, che sia così o no, o che l'illecito tentato magari non sia stato effettivamente consumato, poiché non si trovano i giocatori, non si trovano i soldi, eventuali passaggi di denaro, questo conta sostanzialmente quasi nulla, da quello che ha fatto intendere lo stesso Tornatore. Conta il principio della logica, e conta il principio, appunto, questo tipo di principio che viene anche richiamato da delle sentenze della Cassazione, e poi anche a parte di dichiarazioni che loro hanno detto autoaccusatorie o eteroaccusatorie, tipo la dichiarazione eteroaccusatoria, hanno fatto l'esempio, è quella con cui Corda accusa Delle Piane tramite Barghigiani nel corso di quella prima audizione. Insomma, però, tornando a quanto stavamo dicendo, il grosso di queste richieste della procura e il grosso di questo teorema passa per le intercettazioni telefoniche fatte dalla mobile di Catanzaro. Allora, ci troviamo di fronte, facciamo il parallelo con un processo penale normale, ad una richiesta del pubblico ministero, non c'è in Italia, ma è come se ci fosse in questo caso, di una condanna a morte per l'imputato. Adesso dovrà essere bravissimo l'avvocato difensore a limitare i danni. Non è la prima volta che ad una richiesta pesante di un pubblico ministero ci sia poi come sentenza la soluzione. Vedremo se sarà così, perché ricordiamo, dimmi Andrea. Qualcuno ha ricordato anche la richiesta che fu fatta e poi passò per la Juventus, parliamo di Calciopoli, quando ci fu la richiesta di una retrocessione in Serie B con un volume di punti astronomico, se non ricordo male erano 25 punti, 30 punti, che poi fu man mano decurtato perché ci fu un secondo grado e poi ci fu anche il TNAS, il Tribunale Arbitrale, che ora però non c'è più. E quindi se il Teramo dovesse partire da una condanna di questo tipo, siamo sempre in questo momento alle richieste, non alle condanne, ma se la linea della procura dovesse passare e la condanna dovesse essere questa, il Teramo avrebbe solo un secondo grado per cercare di limitare i danni e non avrebbe poi un eventuale terzo grado, il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport, che potrebbe sensibilmente ridurre la condanna. Guarda, secondo me, scusami se ti interrompo, se dovesse passare la linea della procura nel secondo grado, il Teramo potrebbe avere qualche punto di penalizzazione in meno, non di più, insomma. Certo, però ripeto, il margine poi per risalire da una condanna piena di questo tipo sarebbe molto più ristretto, ad esempio, di quanto è successo alla Juventus ai tempi di Calciopoli, perché c'è comunque un grado in meno che può decurtare eventualmente dei punti. Le reazioni dei dirigenti dell'Ascoli? Guarda, non li abbiamo visti per niente, perlomeno io stando qui intorno, anche quando sono sceso sotto, ho incrociato un attimo Campitelli, che mi ha parlato appunto di richiesta scandalosa da parte della procura, però dirigenti o legali dell'Ascoli io non li ho visti. Io, tra l'altro, qui un po' distante rispetto alla mia posizione, ma sicuramente non vuole parlare, c'è Marcello Di Giuseppe che si sta aggirando. Forse Jacopo possiamo, eccolo qui, forse, non so se si vede. Si vede, sguardo chino, praticamente ora sta riprendendo la via dell'hotel, praticamente c'è voglia zero di parlare, di interloquire, perché è anche forse il momento in cui bisogna stare in silenzio, ammortizzare il colpo di queste richieste della procura e poi
fare sì che gli avvocati facciano il loro corso, quindi Edoardo Chiacchio per la Teramo Calcio, abbiamo sentito Michele Cozzone difenderà il presidente Campitelli, c'è Libera D'Amelio che difenderà Marcello Di Giuseppe, quindi siamo in attesa ora delle loro arringhe e poi per il verdetto chiaramente. Allora, siccome farai le ore piccole, vabbè, ti comunico adesso una comunicazione di servizio che domani mattina non sei di turno, a mattino 6, quindi poi puoi stare tranquillo. Però lasceremo del materiale, lasceremo. Però a parte del materiale, poi ovviamente nel corso dei telegiornali di domani ne parleremo ampiamente, anche e soprattutto per conoscere, per sapere quello che l'avvocato Chiacchio dirà nella sua arringa difensiva, che immagino a questo punto sarà particolare. Beh, io penso che sarà improntata su principi che porteranno a smontare, osservazioni che porteranno a smontare il teorema accusatorio, a smontare gli incontri. Ma attenzione, perché il procuratore Tornatore non ha insistito solo e soltanto sugli incontri prima e dopo la partita, ma ha tirato in causa la presenza di Luciano Campitelli anche in tanti altri passaggi, a partire dal messaggio di Di Nicola del 27 aprile, sono da Campitelli, per poi dire in più di una circostanza Di Giuseppe doveva aspettare prima di dare delle risposte definitive perché doveva parlare evidentemente con qualcuno che era Campitelli. Ora è chiaro che queste sono tutte supposizioni che fa la procura, però sono supposizioni che hanno spinto la procura poi a chiedere queste sanzioni pesantissime. Quindi all'avvocato Chiacchio il compito di smontare tutte queste supposizioni logiche della procura, di smontare l'efficacia degli incontri eventuali prima e dopo la partita di Savona, di smontare anche l'eventuale incontro che ci sarebbe stato secondo la procura lo scorso 11 maggio, un lunedì, in cui si sarebbe pagata una delle tranche della Combin, e lo farà, lo supponiamo, con il suo stile anche a tratti enfatico, quasi anche pittoresco in certi momenti, per cercare di fare presa evidentemente sul collegio giudicante. Mentre sta uscendo, lo vedete... Palazzi, prova a avvicinarti, Dottor Palazzi, ci può rilasciare una dichiarazione sul Teramo, queste richieste molto molto pesanti? Abbiamo fatto le richieste che sono fondate su criteri giuridici, comunque le avete non sono troppo tutti pesanti rispetto a quelle del Catania. Le sentite tutti, ci sono dei criteri giuridici secondo noi, però sarà un giudice rispetto al Catania. Non arrivederci. Ok, queste le parole che abbiamo appena raccolto. Complimenti Andrea, complimenti, perché non è facile prendere Palazzi, Sì, però siamo stati anche fortunati perché siamo rimasti solo noi, ecco. Se potete vedere, non c'è nessuno qui fuori, sono tutti dentro. Ora il procuratore forse è andato a cena, non sappiamo, è passato qui, è stato anche gentile a fermarsi, perché come abbiamo notato anche le altre volte che siamo venuti in Procura Federale, i sostituti non parlano. Palazzi non era presente le altre volte che siamo venuti, ma i sostituti non parlano, si attengono al silenzio, e lui invece ora ci ha detto questo, che ci sono dei criteri giuridici, ha detto Palazzi, su cui si è attenuta questa richiesta, o meglio, ci sono attenute queste richieste di condanna, ha glissato poi sul parallelismo col Catania e con Pulvirenti. Alfredo. Bene, allora Andrea, grazie e buon lavoro. Vi ricordo che noi domani vi manderemo, se Andrea riuscirà a farlo, l'integrale della arringa di Chiacchio, per farvi sentire cosa poi dirà l'avvocato del Teramo. Andrea, un'ultima cosa prima di chiudere. Oggi è venuta fuori una notizia che dice che le sentenze saranno pubblicate tutte il 17, me lo confermi? Era una voce che si era sparsa qui sotto, se tu mi confermi questa voce che circolava qui nel bunker, evidentemente ha trovato i crismi dell'ufficialità, quindi accorpamento per tutte le sentenze, evidentemente se ne riparlerà dopo Ferragosto, sarà un Ferragosto però comunque indigesto, lo supponiamo, per tanti tifosi del Teramo che hanno seguito questa vicenda, perché le richieste sono queste, sono molto pesanti, al di là di quello che ora dirà Chiacchio a livello di arringa, ma ci sarà questo nodo in gola che accompagnerà un po' tutti i tifosi del Teramo fino al verdetto di primo grado, poi ci sarà un secondo grado. Quindi ricordiamo, queste sono le richieste stradure, durissime, però
deve esprimersi il collegio giudicante in primo grado e poi ci sarà eventualmente anche un secondo grado. Quindi è giusto constatare le richieste durissime, ma è giusto anche dire che al momento sono le richieste da parte dell'accusa. A te. Grazie Andrea, buon lavoro a te, grazie anche a Jacopo Forcella che è stato di supporto, grazie a Claudio Di Giacomo, a tutti i colleghi che hanno lavorato. Buon lavoro Andrea. Grazie e buonasera a tutti. Bene, grazie ad Andrea Costantini. Allora terminiamo qui questo lungo pomeriggio dove abbiamo seguito fino alle richieste della Procura federale, poi abbiamo ascoltato anche in diretta Stefano Palazzi, il procuratore federale, che ha risposto a due domande di Andrea Costantini, e vi posso garantire che non era così facile avere Palazzi soprattutto in diretta. L'appuntamento ovviamente è per domani, perché domani nelle edizioni del telegiornale vi renderemo conto meglio di quelle che poi sarà la ringa dell'avvocato Edoardo Chiacchio, e a quella si aggrappa la speranza del Teramo di poter continuare a fare calcio, perché se dovesse passare la linea della procura il calcio a Teramo finirebbe ancora una volta. Grazie per averci scelto.